Tutti ragazzi, eccoci qua per questo nuovo video. Oggi andrò a pulire un po' la macchina, però in un modo un po' particolare, ovvero a secco, visto che ne ha molto bisogno questa macchina. Farò una pulizia a secco senza acqua, sia degli interni che degli esterni. Andrò a cercare di rinnovare anche un po' le plastiche, ho preso dei prodotti apposta, spero di riuscire a fare un buon lavoro, diciamo. Adesso andremo anche a boxare un po' i prodotti che ho preso per pulire la macchina. Allora, apriamo il primo pacco. Allora, questa è una spazzola rimuovi peli di cane. Spazzolina per pulire gli interni, panni in microfibra, poi abbiamo detergente auto a secco, ovvero senza bisogno di acqua. Qua abbiamo prodotti per la Mafra, della Mafra. Questo è per tessuti. E questo è per le plastiche. In più ho preso un altro pacchettino dove c'è dentro tutto kit pulizia auto, pennellini, vari pennellini, spugne, spugnette, coso per i cerchi. Quindi andiamo e partiamo con la pulizia. Allora, iniziamo con lo spazzolare un po' gli interni, toglierò tutti i tappetini e andrò a spazzolare così un po' gli interni per tirare via il grosso dello sporco. Ora adesso vado ad aspirare con l'aspirapolvere. Ok, una volta pulito il grosso, adesso andremo a trattare le plastiche con questo prodotto. Plastiche che sono davvero conciate. Vi faccio vedere una cosa, un pezzettino, e vedremo se si riusciranno un po' a ravvivare, a rinnovare, diciamo, con questo prodotto qua. Ok, andiamo a spruzzare un po' cruscotto, tutte le varie plastiche. Ok, magari poi lasciamo giro un attimino.
E poi con un panno andiamo ad asciugare, facciamo anche magari le varie plastiche che ci sono, tutte le guarnizioni qua. Ok. Quindi farò prima la parte anteriore e poi andrò a trattare la parte posteriore. Devo dire che già la parte anteriore sembra tutta un'altra cosa, subito dopo il passaggio del prodotto, molto buono. Quindi adesso parte, vedete, guardate, sembra quasi nuova. Guardate qua tutta la parte qua sotto che era davvero lurida, davvero spettacolo. Adesso passerò alla parte posteriore che è conciata da fa schifo, anche questa, guardate qua, tutte le plastiche qua, tutte bianche. Adesso andremo a vedere se riuscirò a rinnovarle un po'. Guardate qua, ragazzi, sembra davvero nuova nuova. In più adesso ho passato il detergente per la carrozzeria, diciamo. Sulle parti interne andrò sempre a asciugare con un semplice panno. Ora con questo prodotto qua andrò a trattare quello che sono i sedili interni. Guardate, vedete questo che è proprio schifoso. Poi andremo a vedere come uscirà il risultato finale. Beh, sicuramente non fa miracoli, però devo dire che molto è andato via, molto dello schifo che c'era prima è andato via. Ora, dopo che abbiamo finito gli interni, passiamo alla carrozzeria e andiamo a passare questo prodottino qua. Andiamo a metterlo su tutta la carrozzeria. Quindi adesso andiamo a rimuovere, asciugare. Io, diciamo, direi partite magari dalla parte più. Io direi partite dalla parte magari un po' più pulita e poi andate magari verso i cerchioni, visto che vi si sporca subito lo straccio. Devo dire, il risultato finale è davvero sorprendente. Mi ha sorpreso soprattutto il prodotto per le plastiche perché davvero le ha rinnovate con un passaggio. Davvero molto molto belle. Io vi ringrazio per aver visto questo video. Vi lascio magari il link dei prodotti che ho utilizzato in descrizione. Risultato abbastanza buono. E niente, grazie ancora per aver visto questo video, spero che vi sia interessato e alla prossima. Ciao ciao!